continua, la fase team building. I coach continuano ad osservare le esibizioni per scegliere i talenti da mettere nel proprio team. Ma attenzione, anche i coach sono sempre in gara, giudicati dal mental coach Daniele Penny. Eccoci qua! Ciao, benvenuti a tutti! A guidarci anche in questa fase di team building, i presentatori Agata Reale ed Ernesto Trapanese. Sì. Bellissimo colpo d'occhio, come al solito, diciamo, noi siamo abituati a questo tipo di pubblico, quindi grazie per essere qui. E insomma, adesso siamo ormai nella fase avanzata del nostro talent, quindi insomma, i giochi si fanno veramente seri. È vero. Siamo nella fase chiamata team building. In questa fase i ragazzi che hanno superato le selection si esibiranno davanti a 14 coach che abbiamo già conosciuto, personalità diverse. Ci sono già nati le prime discordie, anche i primi amori tra loro coach. È vero, devo dire così. È vero. Presentiamoli subito. Ve li facciamo conoscere ancora una volta, vai. Dobbiamo scalare l'Everest e voi dovete arrivare fino sopra l'Everest. Dimenticate tutte le vostre debolezze, le vostre fragilità, dimenticate tutto. Quello che paga il sacrificio è lo studio, è la forma di talento che oggi comunque si è allargata. Non serve cantare o ballare bene o recitare bene solamente, ma serve anche altro. Sul palco voglio vedere voi stessi, superare le paure, le ansie. Sul palco voglio solo voi. Io sono qui soprattutto per portare voi alla vittoria. Se volete questo, scegliete me. Quando sarete qui su questo palco, non pensate devo ballare, devo pensare il passo. No, pensate a emozionarvi prima di emozionare. Molto probabilmente arriveremo alla vincita, ve lo assicuro, ma la cosa più sicura è che uscirete di qui come persone diverse e questa è la cosa più importante. Ma io ho una frase che dice: se vuoi, puoi sempre, perché nulla è impossibile. Quindi se volete essere con me in questo progetto meraviglioso, scegliete me perché faremo delle grandi cose. Non cerco solo chi sa didatticamente trasmettere qualcosa, ma chi rimane indelebile nel cuore della gente che li ascolta e li guarda. Quindi io cercherò di tirar fuori la vostra luce, il vostro talento. Un artista per me deve tirar fuori l'anima, deve far alzare i peletti, perché nel momento in cui c'è l'anima di mezzo, c'è l'artista che si sta esprimendo. Nel momento in cui stiamo raggiungendo il cuore di chi ci sta guardando, che sia 1, 10, 100, 1000 persone, lo stiamo raggiungendo con l'anima. Io ho 24 anni, molti di voi potranno pensare, ma così giovane cosa ci potrà insegnare? È proprio perché sono giovane come voi, che so cosa significa avere quell'ardore dentro. Penso che con il sacrificio che si possono ottenere dei risultati. E bisogna usare la propria energia, il proprio carisma, la propria anima, soprattutto la propria anima, per trasmetterlo alle persone. Sceglierò i ragazzi più bravi, i ragazzi che mi sapranno trasmettere, oltre alla tecnica, mi sapranno trasmettere un'emozione forte, devo vedere il vero talento che c'è in voi. Ti può cadere, ma gli ostacoli sono fatti per essere superati, per andare sempre avanti. È per pensare sempre che voi siete dei guerrieri, perché in quanto sognatori avete degli obiettivi da raggiungere e non pensate mai di non valere abbastanza. Io vado avanti di emozioni e vi porterò con me fino alla fine e vinceremo insieme comunque, perché essere qui in questa cosa fantastica vuol dire vincere. Durante le esibizioni i coach avranno a disposizione due badge a testa. Basterà mettere il badge al collo del concorrente per portarlo nella propria squadra. Altri due componenti di ogni team verranno assegnati in base ad una lista di preferenze redatta dagli stessi coach. Ed infine, l'ultimo talento che completerà la squadra verrà assegnato tra i 12 team button della fase selection che hanno guadagnato il passaggio diretto nel team. I coach sono in postazione. Ed è ora di partire con l'esibizione dei nostri ragazzi. In questa nuova ed appassionante fase di The Coach, leader di grandi talenti. Give me,
sembro davvero il tipo da fare dei piani. Lo sai cosa sono? Sono un cane che insegue le macchine. Non saprei cosa farne se le prendessi. Ecco, io agisco e basta. La mafia ha dei piani, la polizia ha dei piani, Gordon ha dei piani. Loro sono degli opportunisti, opportunisti che cercano di controllare i loro piccoli mondi. Io non sono un opportunista. Cancellato dalla faccia della terra. Total coach metto Lena, mia sorella. No, mi sembra solo detto. Vabbè, prima sei arrivato prima tu. Il mio badge. Ma in questo fantacoach io non posso partecipare, non certo, mi vedete. Ognuno non è ancora squadra. Messo nessuno, sei rimasto. No, indietro. ha messo Emanuele Bertelli. Emanuele Bertelli, sì. Birds flying high, you know I feel. So in the sky, you know I feel it. Breeze written on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day. Emanuele Bertelli convince il coach Mastracco, che assegna il suo badge. Eccolo qui, Emanuele Bertelli, bravissimo. Un cantante grazie. Alla mia altezza, finalmente. Sì, infatti. Mi ricordo l'intervista che abbiamo fatto a lui, io stavo in mezzo, c'avevo le torri qui accanto. Sembravi Madonna con i bodyguard. Sì. Che bello. Emanuele, soddisfatto, contento? Insomma, soddisfattissimo. Hai realizzato? Ho realizzato il mio sogno di essere qui, guarda. Fantastico, grazie. Beh. È stato un match velocissimo. Ne si è più veloce. Così. Sì, infatti io sono rimasto, non sapevo che fare, se fermarmi oppure ho continuato a cantare, ovviamente. Hai fatto benissimo perché insomma l'emozione è arrivata anche da questa parte. Bravo. Grazie, bravo. Troppo gentili. Che dire, ti aspettavi fosse lei la tua coach? Io non mi aspettavo niente, mi aspettavo di fare la mia canzone e uscire, basta. Bene, ci sei riuscito e quindi bravo. Ne sono uscito bene. Pray for the baby pirates. Hey, I ain't gonna be just a fish in the cry. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life now or never. Particolare. Particolare. Sì. Particolare, riempiono il palco. It's my life. Herlecka viene conquistata dai Free Love. Grazie. Ed assegna a loro il suo badge. Mi ricordo che nella prima fase non eravate proprio soddisfatti della vostra esibizione. Sì, perché noi cerchiamo di fare sempre di più. È un po' una soddisfazione, no? Assolutamente sì. Parliamo invece della modalità di questo badge, naturalmente sì, diversa. Non abbiamo capito perché nulla. Perché abbiamo lanciato il badge. Sì, abbiamo visto questo badge buttato lì a terra. E non avevate capito nulla. No, avevate capito perché forse aveva difficoltà a muoversi, un pochino ha deciso di tirarvelo. Questo non lo so. Chi ha capito? Chi ha realizzato poi che invece eravate passati? Lui è stato il primo a il furbacchetto è stato lui. Bravo. Visto, sì. Sapete già che il prossimo brano sarà in lingua lettone? Dovete studiare. Ci impegneremo anche su quello. Bye.
Marika Tomarchio riceve il badge di Vergara. Sei stata bravissima. Grazie. Hai emozionato tutti con la tua alleluia. Sei stata bravissima, baby. Brava. Grazie. Brava, brava, brava davvero. Quanti anni hai, Marika? 15. Cioè, 15 anni già cantato. 15 anni, vabbè, lo so. Guarda che l'Arni ha aspettato un sacco prima di dare il suo badge. È stato sì. Il primo? Sei dopo felice? Tantissime esibizioni. Non riuscivo più a cantare, stavo chiamando. È una gran bella soddisfazione. Mizzica se lo è. Mizzica. Hai una siciliana, no? Giusto per... Mizzica. Sì, a Mizzica. Ma senti un po', era uno dei tuoi coach preferiti oppure... Sì, a dire la verità sì. Mizzica!